My name is Buongiorno, mi chiamo Danielle Nirenberg, sono la cofondatrice del Food Tank. Sono stata veramente ispirata dalle presentazioni di stamattina del BCFN e vorrei veramente fare un applauso a questi giovani ragazzi fantastici. Grazie per il vostro lavoro. Io sono anche molto entusiasta di essere qui e far da moderatrice per il panel del pomeriggio. Una delle zone di interesse del Food Tank è occuparci dei leader di prossima generazione in campo agricolo, perché l'agricoltura deve diventare cool, entusiasmante e redditizio per tutti voi. Ci sono tante ragioni per le quali gli agricoltori sono un po' delusi e non vogliono essere più coinvolti come sistema nell'agricoltura e hanno tante ragioni per non essere super ottimisti nei confronti del sistema alimentare. Il tasso di disoccupazione è attorno al 12,6%. Questo significa 4,5 milioni di giovani in più rispetto al 2008. Problemi in Egitto, Tunisia, nel Medio Oriente, la Siria. Sappiamo che i problemi lì sono il risultato di conflitti politici, ma anche siccità e carestia, ma anche giovani agricoltori che non riescono a trovare un posto di lavoro e non riescono a trovare opportunità di lavoro. Ma il sistema agricolo può offrire un grande potenziale per i giovani, non solo come agricoltori e produttori di cibo, ma anche come ricercatori, scienziati, imprenditori alimentari, innovatori, inventori. Io ho avuto questa incredibile esperienza, ho viaggiato in tutto il mondo, 35 paesi, parlando con i giovani e imparando quello che loro stanno facendo sul campo. In Uganda, per esempio, ho potuto incontrare Eddie McKevy, che è qui oggi e che parlerà domani. Lei ha iniziato un progetto che si chiama Sviluppare l'innovazione nelle coltivazioni scolastiche, insegnare ai bambini come far crescere gli alimenti, come mangiare il cibo, perché se voi non sapete come mangiare, non sapete che cos'è il cibo e sta anche insegnando loro a commercializzare il cibo in modo tale da farne una carriera redditizia. A Chicago, dove abito io, l'organizzazione Growing Power sta lavorando con i giovani svantaggiati in posti strani, cioè in zone a basso reddito di Chicago, e insegniamo loro come essere agricoltori e farne un guadagno. In India ho incontrato dei giovani agricoltori, agricoltrici, da parte di un'associazione che stanno lavorando dunque per fare coltivazioni biologiche e commercializzare dunque cibi di alta qualità a basso costo in determinate zone dove la gente non può assolutamente permettersi di acquistare cibo di alta qualità. E poi chiaramente qui in Italia abbiamo Federica Marra che ha vinto dunque la gara del BCFN l'anno scorso e lei è pronta dunque ad aprire tutta una serie di progetti in Europa per mostrare come l'agricoltura può essere entusiasmante, innovativa e non solo una fonte di una carriera, ma anche una fonte di passione. Questo è molto importante. Gli esempi che abbiamo visto oggi e gli esempi che noi vogliamo sottolineare nel Food Tank ci mostra come la reputazione dell'agricoltura sta cambiando. L'agricoltura viene ritenuta colpevole di tutto, dal cambiamento climatico, la deforestazione, la povertà dell'economia. Eppure l'agricoltura ha dimostrato di essere una fonte sostenibile di reddito per tutto il mondo. E noi abbiamo due oratori eccezionali oggi. Abbiamo persone che sono dei leader nel sistema alimentare globale, stanno veramente lavorando per cambiare la situazione. Il primo è Angela Morelli e penso che sia una delle cose più interessanti da sapere di lei, è che lei è riuscita veramente a mettere fine a questo sistema di silos, perché ha coinvolto i consumatori, i fautori delle politiche, gli economisti, gli imprenditori per capire come viene coltivato il cibo e quello che ci vuole per cambiare la situazione. E poi abbiamo Jason Aramburu, un imprenditore sociale, ha fondato due società, una Thrill Like You e l'altra si chiama ReachR. È stato nominato dunque uno dei 30 imprenditori sociali sotto i 30 anni d'età di Forbes Magazine. Do la parola ai due oratori, hanno 20 minuti ognuno e poi ci sarà tempo per le domande dopo. Grazie per la vostra partecipazione e spero che la discussione sarà molto animata. Grazie.
Salve a tutti. Aspettiamo per le mie slides. My journey begins at the cross. Il mio viaggio inizia dunque all'incrocio tra il design e la scienza, con una valigia piena del senso di meraviglia che sento ogni volta che sperimento l'incredibile bellezza del nostro pianeta. Durante questo viaggio io ho imparato due cose che vorrei condividere con voi oggi. Uno è il valore del contenuto e l'altro il valore del significato. Iniziamo col valore del contenuto. Io sono un information designer e per coloro che non conoscono questa specialità e queste parole, information designer, io solitamente prendo in prestito una definizione da Richard Saul Wurman, un pensatore eccezionale. Lui dice che l'information design è il design della comprensione. Si tratta di far sì che le informazioni complesse diventino più facili da capire e utilizzare immagini, parole, suoni e sensazioni in modo tale da rendere queste informazioni più facili da capire. Tanta gente mi chiede di visualizzare il mio viaggio e io uso questa immagine, una foto di un'amica nella notte, e poi io alcuni anni fa a St. Martin's, stanca, stravolta dopo una delle mie sessioni su analisi dei dati, dovevo ricercare e studiare per vedere che cos'era questo mondo della scienza. Questa immagine mi ricorda la passione che anima le nostre menti, i nostri cuori e che ci permette dunque di intraprendere grandi e piccole sfide. Però mi ricorda anche i miei limiti e mi ricorda che se volete progettare la comprensione dovete prima conoscere bene i contenuti e più complessi sono i contenuti e più grande sarà la lotta, lo sforzo e più importante sarà anche il vostro dialogo con gli esperti e con gli scienziati. Comunicare la scienza senza un buon dialogo con uno scienziato può essere dunque un compito molto difficile e arduo, perché ci si può facilmente basare su cose superficiali invece che verità e elaborare messaggi che confondono, che sono fuorivianti senza rendersene conto. Allora, mentre mi specializzavo in information design al Central St. Martin's, ho trovato questo incredibile esempio di scienza acquatica che mi ha fatto veramente venire il mal di pancia, perché mi sono detto l'acqua è essenziale per la vita di ognuno di noi e comprendere come noi utilizziamo l'acqua è un primo passo verso la gestione di questa risorsa così preziosa nel modo giusto. Visto che io ero convinta che l'information design aveva un ruolo potente per progettare la comprensione, ho deciso che il mio obiettivo sarebbe stato quello di utilizzare l'information design per fare questo lavoro di ricerca e renderlo più facilmente comprensibile. Volevo visualizzare dunque la scioccante verità che il professor Arlan, colui che ha inventato il concetto di virtual water, e anche il professore che ha elaborato il concetto della rete acqua, dicono, cioè che il mondo ha sete. Io per anni sono stata bombardata dal concetto della crisi acquatica e dovevo fare la doccia con pochi litri d'acqua, ma ora gli scienziati ci dicevano che l'elefante nella stanza stava in quello che noi mangiamo e come produciamo quello che mangiamo e come commercializziamo quello che mangiamo e come sprechiamo quello che mangiamo. E all'inizio di questo viaggio mi sono detta l'unica cosa che devo sapere dell'acqua è fisico, qualche cosa che fluisce nelle mie mani, ma invece io pensavo che le uniche cifre che dovevo ricordarmi era la cifra 50.000 litri per persona all'anno, cioè il consumo d'acqua di tutti per consumo domestico, per esempio fare la doccia, pulire, lavare, ma questo è solo la punta dell'iceberg perché ci sono due storie in vista.
invisibili, che sono ancora più importanti. E la prima storia invisibile è la storia dunque dell'acqua che viene utilizzata per produrre i prodotti industriali, il cibo, la carta, il cotone, i capi d'abbigliamento, e questi sono 61.000 litri per persona all'anno. E la seconda storia ancora più importante, e sto parlando della storia dell'acqua che viene utilizzata per produrre il cibo che noi consumiamo tutti i giorni, e questo ammonta a 1.274.000 litri per persona all'anno in media. Questo significa che il 92% dell'acqua che noi utilizziamo è nascosta nel nostro cibo. Il cibo è acqua. È quest'acqua preziosa, azzurra, che viene utilizzata per l'irrigazione, ma noi non dobbiamo dimenticarci che è in particolare l'acqua verde che si trova per esempio nella terra. La catena dell'alimentazione rappresenta il 90% dunque dell'acqua necessaria per la società. E per esempio Tony Allen ci ricorda che il settore privato, principalmente gli agricoltori, sono protagonisti, ma i protagonisti non sono scienziati dell'acqua e professionisti, cercano di misurare e monitorare l'acqua. Gli agricoltori invece controllano l'acqua e dobbiamo assicurarci che loro possano svolgere il loro ruolo nel modo giusto. E allora ci sono tante immagini che si nascondono dietro questo grande quadrato azzurro, e una di queste storie è che in un'economia come la nostra noi sprechiamo tantissimo cibo, e questo significa che noi stiamo sprecando anche tutta l'acqua che viene utilizzata per produrre quel cibo. Di tutto il cibo che viene prodotto tutto l'anno, FAO ci dice che un terzo non raggiunge il nostro stomaco. Questo significa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo che vengono sprecate tutti gli anni, l'80% dei quali sono commestibili. Il cibo viene sprecato in tutte le fasi della filiera alimentare, la produzione agricola, quello che succede dopo il raccolto, l'immagazzinamento, l'elaborazione, la distribuzione, la vendita, e anche a livello di consumo. Ebbene, vediamo come tutto viene distribuito. Secondo la FAO, 510 milioni di tonnellate vengono sprecate nella produzione agricola, più di 300 milioni di tonnellate vengono sprecate durante il raccolto, l'immagazzinamento, 180 durante la lavorazione industriale, 200 milioni durante la distribuzione e la vendita. E poi 345 milioni di tonnellate vengono sprecate a livello di consumo finale. La cosa interessante è che nelle società più ricche i volumi di spreco sono importanti nelle fasi più a valle della filiera alimentare, cioè la lavorazione agricola, la distribuzione, che non a livello di consumo. E questo perché noi consumatori abbiamo determinate abitudini, e c'è una mancanza di comunicazione tra tutti i diversi attori nella filiera. Ma ora concentriamoci dunque su questo punto rosso: che cosa succede a livello di consumo, che cosa succede nelle diverse fasi della nostra società. E anche in determinate aree del mondo, qui stanno un po' impazzendo i miei lucidi. In determinate zone come l'America del Nord, ogni persona ogni anno spreca 115 kg di cibo. Nell'Asia industrializzata ne sprecano 73 kg. Solo 6 kg per persona nell'Africa a sud del Sahara. 33 kg nell'Africa del Nord, nell'Asia occidentale e centrale. 11 kg per persona per anno nel sud Asia e nel sud-est asiatico, 25 kg in America Latina, 95 in Europa. E FAO ci dice che il 60% di questi sono sprechi evitabili. Allora, a partire da domani dobbiamo aspettarci delle leggi per tagliare veramente gli sprechi alimentari di almeno il 60%.
Perché questo è importante? È importante perché sprecare ogni chilo di questo cibo significa sprecare non solo il cibo, ma anche tutta l'acqua che viene utilizzata per produrre questi alimenti, la terra, l'energia. E noi non dobbiamo dimenticarci che questo cibo ha anche un valore economico e ci sono delle emissioni di CO2 collegate anche alla produzione di questo cibo. E la FAO stima che la quantità di acqua richiesta per produrre il cibo che noi sprechiamo a livello globale ogni anno ammonta a 250 mila miliardi di litri, l'equivalente dello scarico annuale del fiume Volga nel Mar Caspio. La FAO stima che il cibo prodotto ma sprecato ogni anno richiede 1,4 miliardi di ettari di terra. Questo rappresenta circa il 30% della zona agricola mondiale. La FAO stima che il cibo, ci stima che la carbon footprint del cibo sprecato rappresenti 3,3 miliardi di tonnellate di emissioni CO2. Se lo spreco alimentare fosse un paese, sarebbe il terzo paese dopo gli Stati Uniti e la Cina. La FAO stima che il costo economico diretto dello spreco alimentare dei prodotti agricoli è di 750 miliardi di dollari americani, uguale al PIL della Svizzera nel 2011. Durante gli ultimi 7 anni io ho cercato di comunicare la storia dell'acqua nascosta nel cibo utilizzando dei grafici, un modo di raccontare visivo con immagini e racconti. Ho avuto dei momenti di grande passione e momenti di grandi dubbi e ho imparato che un'immagine può intrappolare i dati in una visualizzazione che è ben ordinata, precisa, unidimensionale, fissa, senza incertezze. Ma ho anche imparato che i dati sono il prodotto di una realtà complessa che contiene tante storie complesse e anche molte verità. E allora scavare nei contenuti è l'unica strategia che abbiamo per scoprire queste storie. Costruire un dialogo con uno scienziato è l'unico modo che abbiamo per scoprire qual è la storia importante da raccontare. Utilizzare dunque un bel design, la bellezza e la chiarezza può fare la differenza nel creare qualcosa comprensibile. Ma questo è tutto contenuto, questo è quello che io chiamo il valore del contenuto. E il contenuto da solo non è sufficiente. Ecco quando subentra il concetto di significato nella nostra storia. Questo è Arthur Lupia, il professore di scienze politiche all'Università del Michigan. E lui racconta una storia molto interessante che vorrei leggervi. Si chiama Una passeggiata nei boschi. Allora, quando eravate piccoli vivevate vicino a un bosco e passavate molto tempo in questo bosco. Da adulto nessuno mette in dubbio che voi siate diventati un esperto. E un giorno voi e il vostro amico siete andati a fare una passeggiata, dunque nel bosco. Comincia a piovere, comincia a soffiare il vento, il rumore della pioggia non vi fa più sentire il vostro amico. Tu e il tuo amico venite separati e riuscite a tornare a casa sicuri, però a questo punto il vostro amico si perde e allora vi direte: chi meglio di me può salvare mio amico? Perché sappiamo tutti che io sono un esperto di questo bosco, però c'è un problema: per far uscire l'amico dal bosco ci sono due cose da sapere. Uno è conoscere bene il bosco e il secondo dove sta il tuo amico. Il problema è quando si deve comunicare a un pubblico, specialmente se siamo esperti in una disciplina, è che noi formuliamo delle ipotesi su dove sono i nostri amici e cominciamo a dire 3 passi a sinistra e il nostro amico finisce con l'imbattersi in un albero oppure cadere nel fiume, perché noi non sappiamo esattamente queste cose, non sappiamo dove si trova il nostro amico. E allora la direzione, l'indicazione che noi diamo, la scienza che cerchiamo di comunicare, non si connette perché non sa esattamente dove sono le persone. Alcuni anni fa io pensavo che la chiarezza fosse sufficiente per connettersi. Io pensavo che un buon design fosse sufficiente, ma sbagliavo totalmente. E sbagliavo perché ho imparato che dare dati al nostro pubblico è inutile, anche se i dati sono altamente affidabili, anche se
se vengono presentati molto bene i dati, anche se il livello di alfabetizzazione e di cultura del pubblico, anche se sono consumatori, fautori di politiche, che siano voi o Dio. Ho imparato che non si tratta solo di informazione quando vogliamo comunicare, ma è importante anche sapere quello che il pubblico può fare con queste informazioni. Ho imparato che non si tratta solo del messaggio che noi vogliamo comunicare, ma come il messaggio viene percepito e sperimentato dal pubblico. E non è solo una questione di raccontare una storia, si tratta anche di ascoltare una storia. Molti scienziati ci aiutano a comprendere come gli esseri umani ragionano e ci raccontano che la comprensione non si basa solo su un ragionamento logico, si basa anche su meccanismi emotivi. E uno di questi scienziati è proprio il professor Kahneman, conosciuto come premio Nobel dell'economia per il suo lavoro pionieristico nell'economia comportamentale. Lui ci dice che noi comprendiamo il mondo utilizzando dunque due modi di pensiero, il sistema 1 e il sistema 2. Il sistema 1 produce il tipo di azioni che noi chiamiamo azioni automatiche, il tipo di pensiero che noi chiamiamo intuitivo. Azioni come evitare un ostacolo quando si guida, oppure comunicare un'emozione se vi mostro l'immagine di vostra madre. Sistema 1 è un sistema veloce. Il sistema 2 produce il tipo di azioni che richiedono un lavoro mentale e i pensieri che noi chiamiamo intenzionali. Le azioni come leggere una cartina geografica o compilare un modulo, il sistema 2 è il sistema lento. Ebbene, quando noi pensiamo a noi stessi, noi ci identifichiamo col sistema 2, il nostro ego che ragiona, che è conscio, che ha un credo, che fa scelte e decide quello di cui pensare e che cosa fare, ma questo non è vero, perché è il sistema 1 invece che ci guida nella maggior parte dei momenti. Il sistema 1 è un sistema che racconta una storia, è il sistema 1 che ci fornisce le impressioni che si trasformano nel nostro credo, è il sistema 1 che ci dà una interpretazione tacita di quello che sta succedendo attorno a noi, è il sistema 1 la fonte degli impulsi che spesso diventano le nostre scelte e le nostre azioni, è il sistema 1 che ci guida e noi abbiamo fiducia nel sistema 1. Il sistema 1 dà un significato alla realtà attraverso delle storie, produce le storie che hanno un significato per noi e sono coerenti. Ma per il sistema 1 la coerenza non è una coerenza logica, è invece una coerenza associativa ed emotiva. È il tipo di coerenza che dipende su fino a che grado le informazioni che noi riceviamo combaciano con la nostra rete di convinzioni e idee. È dunque un sistema che racconta una storia. Allora, il professor Kahneman ci avverte, quando noi comunichiamo non dovremmo mai dimenticarci di parlare al sistema numero uno del nostro pubblico. E il sistema uno viene più convinto dalla coerenza della storia che dalle prove che ci stanno dietro. Il valore dei contenuti e il valore del significato. Ci sono degli scienziati che parlano di come comunicare utilizzando due canali, il canale del contenuto e il canale del significato. Uno è il professor Kahan, ha elaborato un progetto incredibile che si chiama cognizione culturale e lui dice che noi dovremmo utilizzare una comunicazione a due canali, il canale del contenuto, dobbiamo presentare un messaggio in modo chiaro utilizzando il design. Dobbiamo cercare di coinvolgere, comunicare col pubblico, dobbiamo avere un messaggio chiaro, noi dobbiamo essere comprensibili. Allo stesso tempo c'è un secondo canale, il canale del significato. Allora, gli esseri umani valutano le informazioni che ricevono quasi in modo inconscio e loro valutano fino a che punto queste informazioni rinforzeranno o minacceranno il legame con i gruppi sociali ai quali li appartengono. Se si sentono minacciati, si chiuderanno, si congeleranno, non ascolteranno più e scapperanno via.
E allora noi dobbiamo connetterci con il nostro pubblico e dobbiamo anche scegliere qual è la narrativa che va bene per loro e non la narrativa che va bene per noi. E qui stiamo parlando del pianeta, degli esseri umani, e allora dobbiamo sfruttare la stessa cura che abbiamo nei confronti del nostro pubblico. Io in questi anni ho imparato che alcune volte non è tanto la questione del messaggio che si comunica, ma si tratta anche di comunicare la propria